Paolo De Biagi, viceprefetto vicario della prefettura d'Ancona, è stato poi introdotto dalla collega Ferletti. Sì. Buongiorno a tutti. Vista l'ora tarda, rimarrebbe esattamente un minuto di relazione, di intervento rispetto ai tempi previsti, sforiamo qualche minuto, però cercherò davvero di non abusare della vostra pazienza. La dottoressa Piscitelli all'inizio, l'ho segnato, mi ha definito una scelta interessante, questa è una bella definizione, ma dubito di poter tener fede a questa definizione. E sicuramente una scelta interessante per me, lo dico sinceramente e non per piaggeria che ho organizzato questo incontro, perché è un modo per noi anche della prefettura, che abbiamo tutto sommato una visione parziale in fondo di questo fenomeno, di venire a contatto con tanti aspetti e tanti versanti del fenomeno. Questo grazie sicuramente al rapporto, ma grazie anche agli interventi che si sono succeduti. Voi sapete che le prefetture sono state proiettate nella gestione di questo fenomeno, diciamo un paio di decenni fa, ma più concretamente, più pienamente 10 anni fa. Noi ci occupiamo di questo fenomeno sia per ciò che riguarda in emergenza l'accoglienza, come sta avvenendo adesso, dei migranti, sia l'aspetto autorizzatorio, nulla osta, sportello unico, eccetera, sia l'aspetto sanzionatorio con i provvedimenti di espulsione, ancora con la commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, e poi da ultimo anche le concessioni della cittadinanza. Però sono aspetti importanti, ma che non esauriscono ovviamente una problematica così vasta e così ampia. Oggi è stata per me l'occasione anche di affrontare altri aspetti, altri versanti di questo argomento. Io non ho la pretesa di trarre conclusioni, mi limito a fare alcune considerazioni, alcune valutazioni, partendo da una che è sostanzialmente banale, scontata, ovvia, cioè l'importanza di un documento come questo e l'importanza della conoscenza in un fenomeno così vasto, così articolato. I numeri ce lo dicono, no? Prima diceva, ma è contenuto nel dossier, 5 milioni, oltre 5 milioni e 300 mila stranieri, non extracomunitari, ma comunque stranieri, pari all'8% della nostra popolazione circa. Quindi un fenomeno davvero gigantesco col quale tutti noi quotidianamente abbiamo a che fare. E allora è importante questa conoscenza approfondita, anche perché lo sappiamo bene, qui molti di noi, di voi, sono operatori, credo quasi tutti del settore, sappiamo bene quanti sono i preconcetti, i pregiudizi che si sono formati e che continuano, anzi in alcuni casi si rafforzano. Lo stiamo vedendo adesso con questo problema degli sbarchi, no? Che molte volte vengono considerati non tanto come un esodo di disperati da paesi poveri, da paesi in guerra, ma quasi come un arrembaggio di popolazioni, di persone potenzialmente pericolose. Quindi dicevo che per ovviare e per eliminare, per contrastare questi pregiudizi, preconcetti, è indispensabile ovviamente una conoscenza, e la conoscenza deve necessariamente basarsi sui dati per avere una base il più possibile oggettiva e scientifica. Poi certo, i dati possono essere interpretati, però comunque sono una base oggettiva da cui partire. Questo serve all'opinione pubblica, ma a mio avviso serve soprattutto, deve servire per chi deve decidere, per chi deve declinare degli interventi e delle strategie politiche nell'affrontare il tema dell'immigrazione. Un'altra considerazione che volevo fare è che secondo me non dobbiamo mai dimenticare, e forse lo facciamo troppo spesso, ma qui è stato detto comunque ripetutamente, che il nostro è un paese
prima di emigrazione e poi di immigrazione, che tutto sommato l'immigrazione è un fenomeno recente. A partire dall'Unità d'Italia, diciamo dagli anni 70, 1870, per un secolo noi siamo stato paese di emigrazione. 28 milioni circa di italiani che sono andati all'estero, anche in paesi lontani, alla ricerca di fortuna, di migliori condizioni di vita. Nei primi decenni, negli ultimi decenni dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, circa 600.000 emigrati l'anno, italiani. Ma quello che mi colpisce sempre è che il fenomeno è così recente, che è arrivato fino agli anni 60. Nel secondo dopoguerra si è calcolato una media di 300.000 italiani che andavano all'estero. Cambiata l'immigrazione, non si andava più nelle Americhe, non si andava in Australia, si andava prevalentemente nei paesi del nord Europa, ma 300.000 emigrati l'anno. Noi siamo, non noi qui, diciamo in genere, il nostro paese è preoccupato, se non spaventato, dall'arrivo di 140.000 immigrati, quelli che sono sbarcati sulle coste meridionali del nostro paese, dimenticandoci quello che è stato prima. L'immigrazione noi sappiamo, l'abbiamo registrata di fatto solo nei primi anni 70, in genere si dice 73, no? È stato l'anno di svolta perché era l'anno della crisi petrolifera, i paesi del nord Europa hanno chiuso le frontiere e si è manifestata un maggior flusso immigratorio in Italia, però in realtà fino alla metà degli anni 80 erano fenomeni episodici, non era ancora un fenomeno strutturale, tant'è che la prima legge organica di fatto è la legge Martelli del 1990, no? Quando si è avvertita la necessità di disciplinare in maniera organica e complessiva il fenomeno dell'immigrazione. E anche qui abbiamo assistito in questi tre decenni a un po' a un alternarsi anche di orientamenti, perché le prime due leggi, la legge Martelli del 90, la Turco-Napolitano del 98, erano favorevoli all'accoglienza, all'integrazione. Poi con la legge Bossi-Fini del 2002 e la legge Maroni del 2009 c'è stato un atteggiamento un po' più attento al controllo, alla verifica e una politica un po' più restrittiva. Ma poi pensiamo al reato di clandestinità, no? Che non era previsto nella legge originaria, nelle leggi originarie, è stato introdotto nel 2009 dalla legge Maroni e poi è stato eliminato quest'anno, pochi mesi fa. Però, dicevo, nonostante questo, il fatto che il nostro paese nasca soprattutto come un paese di emigrazione, oggi sembra che ce lo siamo un po' dimenticato. Perché? Forse perché è passato troppo tempo, la memoria si è consumata, o forse perché anche i nostri emigrati, comunque il fenomeno dell'emigrazione a suo tempo non è che fosse visto bene, cioè gli emigranti, l'emigrazione era stata anche favorita dai nostri governi, però gli emigranti non è che venivano visti con particolare ammirazione dai cittadini che rimanevano in Italia, probabilmente perché chi rimaneva in Italia aveva una sorte altrettanto dura di chi doveva partire. Resta il fatto che oggi abbiamo moltissimi pregiudizi e che gli immigrati in Italia continuano in larga parte ad essere visti come un problema, come è stato sottolineato qui più volte, e non come una risorsa. Io leggevo recentemente un'inchiesta che diceva che il 65% degli italiani ritengono che gli immigrati siano troppi nel nostro paese. Da qui nascono una serie di pregiudizi, come dicevo, di preconcetti. E io, proprio rifacendomi a quello che diceva la dottoressa Carletti nell'ultimo intervento, penso a due aspetti. Uno, quello dei costi, no? Si dice normalmente che gli immigrati costano troppo e ci costano più di quello che ci danno. Andando a vedere delle vecchie statistiche, vedevo che nel 1998, all'epoca della legge Turco-Napolitano, lo Stato spendeva tanto per favorire l'immigrazione quanto per controllare i flussi, quindi in qualche modo la spesa per l'integrazione era pari a quella della
del contrasto all'immigrazione clandestina. Oggi questo non è più, oggi noi spendiamo, cioè se andiamo a vedere il saldo in realtà è positivo oggi, nel senso che gli immigrati contributi previdenziali e tasse ci ridanno allo Stato italiano più di quello che costano in spese per salute, per integrazione e altro. La spesa vera, grossa, è la spesa per il contrasto, quindi per i CIE, per le politiche di respingimento e così via, per le espulsioni, ci mettiamo dentro tutto. Ed è una spesa che molte volte placa anche quella sorta di ansia che dall'opinione pubblica, dai mezzi di informazione, nasce, sorge. L'altro aspetto, quello della, che è sempre un aspetto delicato, della delinquenza, no? Cioè della tendenza, della maggior tendenza criminale degli immigrati, che è un po' un cavallo di battaglia di molte parti politiche, ma di tanti anche organi di informazione e anche di parte dell'opinione pubblica. Beh, le statistiche dicono che è vero che gli immigrati delinquono mediamente più dei cittadini, dei nativi, degli indigeni, dei cittadini italiani. Però se noi andiamo a scorporare questo dato, vediamo che il dato ha una valenza, un peso e una composizione diversa, perché nel fare questo raffronto tra l'indice, diciamo così, criminogeno degli italiani, quello degli immigrati, non teniamo conto del fatto che le statistiche riguardanti gli immigrati non valutano quello che è il numero degli immigrati irregolari, perché gli immigrati irregolari in queste statistiche non vengono ovviamente citati perché non c'è un numero certo. Quindi le statistiche della tendenza criminogena degli immigrati vengono infiate dal numero degli irregolari. Poi non teniamo conto che gli immigrati sono normalmente in una fascia di età giovane e matura, mentre quindi una fascia di età in cui è, non dico più facile delinquere, ma insomma chi delinque in genere appartiene a una fascia giovanile e matura, non sono né i bambini né gli anziani. Va detto che anche gli immigrati, almeno i primi flussi, erano prevalentemente maschi, e quindi i maschi, questo vale per gli immigrati e per i nativi, tendono di più a delinquere. Poi c'è il problema degli irregolari. Chi è irregolare sul territorio è inevitabile che sia già per la sua natura, la sua funzione, la sua natura, la sua posizione, sia costretto in qualche modo a violare le leggi. Già le viola perché è clandestino e non ha rispettato le regole nel fare ingresso nel nostro territorio. È ovvio che poi lavorerà in nero e dal lavoro in nero, se lo trova, si va avanti progressivamente fino a una serie di comportamenti che non dico in maniera naturale, ma in maniera abbastanza prevedibile possono portare a comportamenti illeciti e quindi a delinquere. Quindi vedete che se andiamo a scorporare il dato complessivo che ci dice effettivamente che c'è una maggiore tendenza criminogena a carico di immigrati rispetto ai nativi, vediamo in realtà che non è così. Quindi l'equazione semplice immigrato uguale delinquente, adesso è un po' forte come parola, ma insomma portatore di comportamenti illeciti, è semplicemente un'affermazione apodittica che può fare comodo a qualcuno, ma che sappiamo non corrisponde assolutamente al vero. Però noi dobbiamo fare i conti con tutti questi pregiudizi, queste affermazioni che ritroviamo spesso anche sui giornali, anche con l'enfasi con cui certi giornali danno conto di alcune notizie. E allora credo che sia importante, ritorno alla conoscenza, avere la conoscenza dei numeri effettivi e dell'ampiezza e dell'articolazione del fenomeno. E devo dire, secondo me la politica dovrà fare anche i conti sul fatto, perché poi le scelte alla fine saranno politiche, questo fenomeno noi non è il fenomeno dell'immigrazione, non possiamo semplicemente subirlo, ma dobbiamo in qualche modo organizzarlo.
quello che ha cercato di fare, fino ad oggi hanno cercato di fare i governi adottando delle scelte diverse, non sempre coerenti, magari non sempre condivisibili a secondo dei punti di vista. Oggi noi abbiamo quasi 500.000 di cittadini stranieri nati però in Italia, di figli di cittadini stranieri nati in Italia. Dovrà il governo, dovrà il Parlamento prima o poi affrontare il problema dell'eventuale cittadinanza a questi stranieri che sono però nati sul nostro territorio, magari temperandola, oggi si dice, il compimento di un ciclo di studi prima per poi il riconoscimento. Abbiamo il problema del voto agli immigrati, che comunque gli immigrati regolari che lavorano qui pagano le tasse, pagano i contributi e che potrebbero, non tocca a me dirlo, ma insomma potrebbero avere diritto al voto, soprattutto almeno in alcuni cicli di elezioni. Qualcuno mi diceva prima che ricordava la prefettura il compito degli migranti e le procedure che la prefettura sta seguendo per accogliere i migranti. Io non ci vorrei perdere molto tempo, volevo solo dire che questo tipo di accoglienza che noi stiamo gestendo praticamente da un anno a conseguenza dell'operazione Mare Nostrum, grazie anche alla collaborazione ovviamente con gli altri enti, è una dimostrazione, sia pure, non voglio dire che la nostra sia stata un'organizzazione perfetta, anzi vi dirò che la prefettura ma anche gli altri organismi si sono trovati all'improvviso a fronteggiare questa condizione, quindi soprattutto nei primi mesi abbiamo scontato un po' di improvvisazione, però il modo in cui fino ad oggi i migranti sono stati accolti, collocati sul territorio e il fatto che non ci siano stati problemi, i tanto temuti problemi sbandierati di integrazione ma anche semplicemente di impatto, testimonia che in realtà la collettività locale è tutto sommato pronta all'accoglienza, tollerante, e se questi fenomeni vengono gestiti con un minimo di attenzione, come abbiamo cercato di fare, soprattutto spalmando il numero dei migranti che arrivavano in questa provincia sul territorio senza operare delle concentrazioni eccessive, io credo che i fenomeni possono essere gestiti e ci sia lo spazio per l'accoglienza, sia pure in un momento difficile economicamente come quello attuale, come è stato ripetutamente ricordato. E volevo aggiungere qualcos'altro, ma non vorrei tenere fede al principio, all'impegno che mi ero preso all'inizio. Io vorrei solo chiudere dicendo che con una nota ottimistica, leggevo il più recente rapporto del CNEL, che non era poi così negativo sui livelli di accoglienza e di integrazione, e in particolare per la Regione Marche, perché poneva, se ricordo bene, Macerata al primo posto e Pesaro mi sembra verso il decimo posto, quindi facciamo bene a ricordarci tutte quelle che sono le carenze del nostro sistema, ed è un promemoria che ci deve aiutare a migliorare il nostro operato, però qualche volta dobbiamo anche guardarci dietro e guardare quello che è stato fatto e che di positivo c'è su questo territorio, ed essere anche orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare tutti insieme. Quindi non sto parlando solo delle istituzioni, penso al contributo, lo stiamo sperimentando nell'accoglienza dei migranti, importantissimi del privato sociale, senza la cui azione sul territorio probabilmente quello che è stato fatto non sarebbe stato realizzato. Mi fermo qui, grazie. Ultimo ringraziamento a Luna, Presidente del Consiglio dei Ministri, e a Linus che permettono poi di avere queste occasioni.
Una cortesia, guardatevi sotto i piedi o lungo il tragitto, perché una signora ha perso una collana. È una collana d'argento. Casomai, andando a casa, guardando anche in terra, qualcuno può avere un altro volume, se volete. Bene, io sì. Anch'io.